Grazie Stefania. Allora, sono le 22:23, quindi è tardi, sarò veramente rapidissima perché ho visto che ci sono moltissime domande e francamente mi piacerebbe interagire un po' con chi ci ascolta. L'ultima dimensione che abbiamo considerato nel rapporto tra educazione e social network è la dimensione che abbiamo definito formarsi nei social network, cioè l'abitare questi luoghi virtuali comporta anche una dimensione formativa, anche se non sempre, ma anche una dimensione formativa che attiene, che è riconducibile chiaramente alle dimensioni più informali dell'apprendimento. Come ci siamo accostate a questa dimensione? Cosa c'è alla base di questo nostro approfondimento sulla formazione nei social network? Ci sono le nostre prime ricerche, quelle che ci hanno proprio avvicinato al mondo di Facebook in particolare e alle implicazioni di carattere formativo, le nostre ricerche che si sono focalizzate in particolare sui gruppi di insegnanti in Facebook. E qui li ho voluti ringraziare menzionandoli. Sono il gruppo insegnanti, docenti virtuali, Pinocchio 2.0, tutti a bordo, SS Studenti, cinque gruppi virtuali su cui abbiamo condotto un'indagine molto ampia, circa un anno e mezzo fa, proprio per indagare, questi nuovi aggregati sociotecnici che si sono venuti a configurare, nei social network aperti come Facebook. Realtà che attestano come sempre più Facebook venga visto, sempre più, almeno da una certa fascia di utenti, venga visto più come un ambiente per scambiare conoscenze professionali che come e semplicemente luogo di socializzazione. Abbiamo parlato di professional Facebooking, si sta andando verso un professional Facebooking. D'altra parte, il numero di adulti che utilizzano questi dispositivi è in crescita e quindi in qualche modo questo aumento delle statistiche può essere anche una spiegazione di questa riconfigurazione. Quali sono le categorie professionali sulle quali in particolare ci siamo soffermate? Gli insegnanti, su cui, come ho detto, su cui abbiamo condotto delle indagini specifiche che hanno coinvolto anche Antonio Fini, i medici e gli accademici. Perché ci siamo in particolare soffermati su queste comunità professionali? Perché queste comunità professionali, forse più di altre, ma dico solo forse, hanno maggiore bisogno, se vogliamo, di condividere pratiche. La condivisione delle pratiche per queste categorie è davvero essenziale, rimanere aggiornati su tecniche, su conoscenze, scambiarsi informazioni, insomma, sono categorie professionali che ben esemplificano comunità di professionisti che della condivisione della pratica e delle informazioni può davvero fare, su cui su questo scambio può far davvero perno. Vediamo un po' meglio quali sono i vantaggi e gli svantaggi che la letteratura segnala per queste categorie professionali nei social network. Cominciamo proprio dagli insegnanti. Prima c'erano delle domande, così approfitto per dire qualche cosa. C'era qualcuno che diceva: ma come fanno gli insegnanti a lavorare nei social network con gli studenti se loro, o come con Facebook, se loro non conoscono Facebook? E in effetti è una domanda del tutto legittima, tant'è che tra le criticità nel volume segnaliamo proprio, vedete in basso, ci sono due elementi che tagliano la testa al toro, cioè che costituiscono uno sbarramento alla partecipazione all'uso, ossia i livelli bassi, vedete nella colonna a destra, svantaggi, livelli bassi di capacità d'uso dei social network o livelli relativamente bassi di adozione di tecnologie come social network, il cosiddetto digital divide di cui parlava Stefania, si riproduce a scuola quando l'insegnante interagisce con la classe e quindi potrebbe potenzialmente, ma poi o non ha i dispositivi o non ha le capacità. Questo stesso digital divide si ritrova quando si va a analizzare
a nucleare, indagare il potenziale pedagogico formativo di questi ambienti per la formazione professionale degli insegnanti. Quindi cominciamo dal versante delle criticità, sbarramenti legati al digital divide, anche problematiche legate all'erosione dei confini tra identità personale e professionale. L'essere su Facebook comporta appunto la condivisione di tutta una serie di informazioni a carattere molto personale. Pensate alle immagini di amici. Ecco. Allora, si confonde un po' tutto. Per esempio, io, ma anche Stefania, noi tendiamo un po' a confondere ricette culinarie che ci piacciono insieme a pubblicità di libri e di risorse MOOC. Insomma, è un gran minestrone. Su cui stiamo ancora riflettendo, ma ci rendiamo conto che questo minestrone produce questa erosione che non è sempre semplice gestire, soprattutto per chi, per esempio, ha anche degli studenti tra i propri contatti. Vi confesso che, lo dicevo anche oggi a lezione ai miei studenti, più di una volta mi sono posta la domanda: accetto l'amicizia? Non l'accetto, proprio perché sono ambienti in cui le due identità tendono a collassare, e questo è un dato di fatto. E sempre per parlare delle criticità, ricordiamoci che è possibile il cosiddetto controllo da parte dei superiori di quanto avviene, di quanto viene reso pubblico nei social network. Insomma, gli spioni ci sono sempre stati, ci sono anche nei social network. Benefici, però benefici, ecco, in letteratura se ne registrano diversi. Intanto, essendo un luogo in cui si condividono discorsi, si costruisce una cultura professionale, un'identità professionale, essendo un luogo in cui si condividono pratiche ed esperienze, in cui ci si confronta sulle metodologie, le pedagogie implicite, è un luogo di crescita professionale, un luogo di crescita professionale che sembra essere particolarmente propizio, fertile, soprattutto per i novizi che hanno bisogno di mentoring continuo e che quindi si possono appoggiare all'interno del network. Su più pilastri, docenti esperti. E infatti un altro elemento evidenziato, questo l'abbiamo riscontrato anche io e Stefania attraverso le nostre ricerche sui gruppi di cui abbiamo parlato, abbiamo rilevato questa forte componente legata al supporto emotivo e socio-relazionale in merito a problematiche che riguardano proprio i vissuti professionali. La vita dell'insegnante, voi potete confermarmelo, è costellata, da anche molte frustrazioni, da molte esperienze anche pesanti, negative, che non trovano un riconoscimento e che invece in questa dimensione pubblica, sociale, dei social network riescono a trovare una espressione e un riconoscimento. E anche un ulteriore elemento interessante è la contaminazione tra reale e virtuale come fattore di innesco per nuove iniziative, ossia la cosiddetta contaminazione delle idee. Questa immagine dell'innovazione come processo di contaminazione risale ad uno studioso inglese, effettivamente è efficace. È il contagio delle idee. In rete si condividono delle esperienze e per emulazione si possono innescare iniziative similari poi realmente nella realtà. Questi alcuni dei benefici che abbiamo individuato e riscontrato anche noi stessi attraverso le nostre analisi. Passando al mondo dei medici, che abbiamo considerato soprattutto in relazione alla letteratura esistente e in relazione ad uno studio che abbiamo guidato nel contesto di una tesi di laurea sulla comunità Cambici in Rete. Attraverso questa tesi e altre ricerche che abbiamo condotto sulla letteratura, abbiamo visto che anche, abbiamo riscontrato che anche nel mondo dei medici il fenomeno dei social network, diciamo, non dico dilaga, ma insomma è piuttosto consistente, piuttosto presente. E anche qui in letteratura si riscontra una serie di vantaggi e svantaggi. Dal punto di vista dei vantaggi, di nuovo il tema della formazione di una cultura professionale. Questo è dato proprio quando si socializzano le problematiche legate alla professione, quando si parla, si fanno discorsi intorno alla professione, questo favorisce la formazione dell'identità professionale. Ma anche un altro elemento importantissimo è la condivisione delle informazioni allo scopo di affrontare problemi, risolvere problemi, insomma,
il classico, no, studio di caso medico che in un ambiente di apprendimento allargato può trovare nuova linfa. Attenzione però, esistono anche rischi considerevoli, di cui dobbiamo tener conto. Un primo rischio si colloca sul versante della reputazione. Questa mescolanza di registri comunicativi, di informazioni, per una professione come quella medica che chiede una elevata credibilità può diventare un pericolo. Ancora forse più importante è il rischio per la privacy dei pazienti. Questa condivisione di informazioni intorno ai casi, fino a che punto tutela la privacy dei pazienti? E ancora rischi legati all'affidabilità dell'informazione in un ambito in cui chiaramente un'informazione sbagliata può produrre danni anche molto molto gravi. È vero in effetti che i social network medici sono spesso chiusi, sono spesso iperprotetti. Questo probabilmente proprio per garantire, per operare una sorta di filtro rispetto a tutte queste problematiche che hanno un impatto così importante sulla salute delle persone. Un ultimo ambito considerato è quello degli accademici che attraverso i social network possono ampliare l'accesso all'informazione scientifica, ma anche ampliare la disseminazione dei propri prodotti scientifici e anche se si tratta di accademici 2.0, avere maggiori possibilità per la collaborazione, la condivisione e la generazione di nuove idee, perché non dimentichiamoci che il mondo degli accademici è un mondo che è anche molto chiuso, in cui ognuno ha la sua idea e ha bisogno di metterci il timbro e di rivendicare di essere stato il primo ad averla pensata. Quindi il mondo accademico, diciamo, per natura non è che mi sembra così diciamo portato per le tecnologie 2.0, ma i ricercatori 2.0 in questo tipo di ambienti può trovare opportunità di collaborazione e costruzione di progetti comuni. Vi sono anche svantaggi. Aggiornare un profilo richiede molto tempo, time consuming. Un ricercatore che non aggiorna il proprio profilo, insomma, faceva meglio a non crearlo nella misura in cui non è curato, quindi i suoi ultimi prodotti non vengono esposti. È un'attività che richiede una cura costante della propria immagine professionale sul web. Rischi per la qualità legata alla disseminazione di semilavorati, tutto un work in progress, e anche mancanza di procedure valutative che attribuiscano, che riconoscano valore alle produzioni realizzate in queste forme. Quindi anche qui ritroviamo dei motivi per promuovere un certo tipo di approccio alla ricerca, ma anche delle criticità. E ora chiudiamo, spero di essere stata abbastanza veloce, con uno sguardo al futuro. Guardando al futuro, quali sono, a nostro avviso, le aree che meritano attenzione? Una prima area che merita sicuramente l'attenzione della comunità dei ricercatori in ambito educativo è il rapporto tra formale e informale. Non è certamente una tematica nuova, ma è una tematica che adesso queste nuove tecnologie, sempre più pervasive, sempre più personali e così via, ci impongono quasi di considerare. Ho visto anche prima nella chat, da Filippo Ceretti anche Pina Scopellitti, mi pare, si è sviluppata, anche altre persone, si è sviluppata tutta una discussione intorno proprio alla questione del formale e informale. E lo capisco perché in effetti è uno dei nodi critici. L'esposizione a crescente a queste grandi quantità di informazioni legate proprio a contesti di vita reale, il professionista che condivide la sua esperienza, ma senza per questo essere affidabile di necessità. Oppure la difficoltà a stabilire i confini tra personale e professionale, la tendenza degli utenti ad appropriarsi dei social network non solo per divertirsi ma anche per imparare, ecco, tutto questo sta generando delle tensioni vecchie ma nuove in un certo senso, per cui diciamocelo, almeno al momento non intravediamo delle facili soluzioni. Diciamo che questi dispositivi ci stanno facendo mettere il dito nella piaga e penso che questo è un appuntamento che non possiamo perdere. Una seconda area di interesse riguarda il tema della identità professionale.
L'ho detto, lo ripeto, c'è il problema della gestione dell'immagine professionale, della reputazione, della propria credibilità e i social network stanno erodendo questi confini. E l'erosione di questi confini riguarda molti ambiti della vita sociale. Quali sono le conseguenze di questa erosione? Dove andremo? Da che parte andremo? Come faremo? Dovremo inventarci nuovi meccanismi di creazione di reputazione, affidabilità, credibilità, eccetera, eccetera. E quindi qui arriviamo al terzo campo di indagine che riguarda proprio lo studio delle nuove pratiche emergenti. Molte di queste pratiche riguardano, come vedete, infatti, appunto, riguardano il tema della credibilità. L'online people tagging, quindi il tagging legato alle persone, è diciamo, una pratica che sta emergendo in ambito professionale allo scopo proprio di capitalizzare, cioè di identificare, localizzare e capitalizzare all'interno di una organizzazione le competenze disponibili, in un'ottica molto informal, potremmo dire, è una autoricognizione, tra virgolette, dal basso. Dall'altra, meccanismi, strumenti che servono di content curation, cioè strumenti che servono per appunto selezionare contenuti, creare rassegne su contenuti. In modo, e mediando in qualche modo anche la fruizione tra il contenuto stesso e chi segue il curator dei contenuti. Quindi anche qui abbiamo un problema di ritrovare dei filtri, nuove forme di filtri. Infine, l'uso dei social mobile media per la formazione, cioè la convergenza tra social network e mobile devices. Oggi si accede sempre di più ai social network attraverso i dispositivi mobili e tutto questo quindi ci porta in qualche modo a doverci interrogare su come si ricontestualizza in situazione l'apprendimento sociale. Quindi in qualche modo teorie, paradigmi che sono stati elaborati qualche decennio fa sembra quasi riescano oggi a trovare una possibilità di traduzione concreta e operativa, ma tutto questo è solo all'inizio. E con questo io vi ringrazio, ho cercato di correre, scusatemi, non so se ho corso abbastanza o troppo poco. E